L'uomo ha un cuore, è così? Scherzi a parte, no o sì? Non si dice che sia l'onestà una mia qualità, ma la verità qui nessuno la sa come me. Affrontiamo la situazione, delinquente fino all'ultimo sarai, molto meglio della prigione. È una moglie che ti tolga dai tuoi guai. E mia moglie laverà per me, cucinerà e mangerà, consumerà e spenderà, e i soldi poi vorrà da me. Per questo griderà con me, l'inferno si aprirà su me. Occorre che ci pensi un altro po'. Rimani così come sei? Che ci faresti con lei? Molto meglio pensare a una nuova onorabilità. Ma questo per me impossibile forse sarà. Rivediamo la situazione. Alla gente più importante mi unirò. Gente fine, col blasone, dalla quale tante cose imparerò. Una pioggia di mondanità in mezzo a tanta nobiltà. Contessa gradirebbe un tè, il duca cenerà con me. Buongiorno, Mr. Cunningham. Buongiorno, signor giudice. Ma molto meglio ripensarci un po'. Così che farò? Ruberò. E la coscienza? Zitta tu. I miei amici sono tutti dei gran farabutti e perciò non sarò proprio io che alla mia tarda età cambierò. Rivediamo la situazione. Se si vuol mangiare o ziare non si può. È una grande umiliazione. Ma un lavoro serio e onesto cercherò. La mattina presto mi alzerò e tutto il giorno sgobbero. A spasso andare non potrò e chiacchierare neanche un po'. Di soldi pochi ne vedrò, in 10 giorni ammalerò. Per lavorare morirò. È meglio che ci pensi un altro po'. Che cosa sarà mai di te? Invecchierai, povero. Quando i vecchi son vecchi nessuno li aiuta, lo sai. La sola speranza sta tutta nei soldi che avrai. Rivediamo la situazione. Se sei ladro, sempre ladro resterai. Tu rimani un mascalzone e vedrai che soldi sempre in tasca avrai. Le più belle cose avrò per me, medaglie, ninnoli per me, oggetti preziosissimi, mobili lucentissimi, collane ineguagliabili, valori inestimabili. E tanto ruberò che il re dei ladri difenderà.